tutti. Adesso vedremo come preparare un dolce tipico di Pasqua che si prepara in Calabria. Ecco, noi le chiamiamo le cozzupette, ma si possono chiamare anche dolcetti morbidi di Pasqua. Si possono fare glassati oppure senza la glassa. Vediamo subito gli ingredienti. Iniziamo a mettere un chilo di farina sulla spianatoia. Facciamo una fontana. E all'interno andiamo a mettere uova, zucchero, iniziamo ad impastare. Aggiungiamo del succo di limone, della scorza di limone, del burro fuso e adesso aggiungo del vermut bianco. Adesso metto due bustine di lievito. Adesso con l'aiuto di due cucchiai andremo a formare le nostre cozzupine, guardate. Questa è la dimensione, potete farle più grandi o più piccole e vado a mettere l'impasto sulla teglia. Adesso io vado a mettere delle codette colorate perché queste non vado a glassarle, invece le altre andremo a glassarle. Adesso inforniamo e dopo vediamo il risultato finale. Adesso vediamo come preparare la glassa esterna con dell'albume montato a neve, del liquore, io utilizzo Strega ma potete utilizzare anche del succo di limone e dello zucchero a velo. Io ho già montato a neve l'albume e vado ad aggiungere lo zucchero. La glassa adesso è pronta. Passiamo dentro la nostra cozzupina. Mettiamo su
le codette colorate e lasciamo asciugare. Questa è glassata e questa no.